torniamo a parlare del confine tra realtà e finzione. Oggi su WatchMojo Italia sveliamo la nostra top 10 videogame che sfondano la quarta parete. Don't you think you've seen enough? Siete lì, controller in mano, un attimo distratti, mamma sta friggendo la parmigiana e poi Master Chief vi spara in faccia perché gli state facendo perdere tempo. No, beh, questo non succede. Ma occhio a quello che potreste trovare qui in mezzo e allarme spoiler. Hey, what's that? You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. Numero 10, Pony Island. Che dire, cominciamo galoppando velocissimo. In questo indie title siamo un tipo che gioca a un videogioco arcade chiamato appunto Pony Island. E già il gioco dentro al gioco potrebbe bastare, ma il what the fuck non finisce qui. Pian piano ci rendiamo conto che il file di gioco che il nostro protagonista sta giocando è bello che corrotto, e non a causa dei troppi siti per adulti che vi guardate, bensì dal diavolo, quello con le corna e il forcone. E per sfidarlo bisognerà del tutto modificare il codice madre del titolo, mentre, naturalmente, Belzebù farà di tutto per farci pensare di aver bisogno di un TSO. Numero 9, Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Do not attempt to adjust your set. No, ma che ricordi! Ovviamente io l'ho giocato anni dopo, visto che nascevo l'anno in cui Guybrush Threepwood tornava a combattere LeChuck. In tutta la serie, Guybrush sembra ben conscio di trovarsi all'interno di un punto e clicca, ma senz'altro il maggior momento di cosa è senza dubbio quando il buon temibilissimo pirata biondo usa una specie di telefono pubblico, cioè tipico dei Caraibi seicenteschi, no? Per chiamare il servizio clienti di LucasArts chiedendo aiuto sul gioco e delle spiegazioni sul più grande mistero della saga. Sì, quello del tronco cavo del primo capitolo. Who thought up that dumb stump joke? I am tired of hearing about that damn stump. Do you have any idea how many calls I get a day about that? Don't ask me about it again. Se non avete presente, Guybrush vi spiegherà tutto. Dovete solo inserire il disco 33 bis. Numero 8, The Stanley Parable. 8. Well, the good part is that if this is your metric for quality in a game, when we do get to the Stanley Parable, you'll be thrilled. Sappiate che ogni volta che premete 8 su questo titolo vi ritroverete in questa classifica. Ma spieghiamo bene cosa accade in questo titolo criptico. Il gameplay vede il nostro protagonista aggirarsi in un ufficio completamente vuoto mentre un narratore racconta la vicenda. Se voi seguite quello che la voce dice, non dovrebbe succedere niente. Se invece vi mettete a fare come caspita vi pare a voi, e lo sappiamo che nessuno segue mai le quest, il narratore criticherà le vostre scelte fino a farvi finire a volte nel mondo di Minecraft, sì. Nel mondo di Minecraft, ma questa è solo la ciliegina sulla torta. Ora, se premete il tasto numero 7, partirà una clip e poi passeremo alla prossima posizione. Though they're always saying that life is about the journey and not the destination, so I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Numero 7, Conker's Bad Fur Day. Well, actually, the pressed B. Press B. Oh yeah, the light comes on. And it makes a nice ting! Pretty ting nice! Conker trova sempre validi motivi per stare al centro della scena. Il protagonista è uno scoiattolo ubriacone e debosciato, e come spesso accade, i debosciati più pazzi sono sempre coscienti di dove si trovano. Beh, no, in realtà non lo so, ma comunque Conker e i suoi amici dissoluti sanno perfettamente di non essere reali. Conker, honey, fancy going for a bounce? A bounce? Ok. Now this is what I call a platform game. Potremmo anche discutere del becero umorismo che pervade il titolo, ma non lo faremo. Dunque, basterà proseguire nel gioco per trovare degli esempi che... Ma cosa sta accadendo? Tipo quando Conker decide di contattare gli sviluppatori del gioco. Hello? If there are any software engineers that can hear me, just type something in. Alright, yeah, hello. Numero 6, Deadpool. There we go. Now we're talking. Much more realistic. Mi sento quasi ridicola a dover specificare che il mercenario chiacchierone parli anche qui. Non è che non riesca a uscire dal personaggio, è il personaggio che proprio vuole fuori uscire da qualsiasi parte, dalle fottute pareti. We just had this weirdest dream where this person was controlling my every move and... E ovviamente Deadpool sa di essere un videogioco. Poi, come se non bastasse, non è solo lui a parlare, sono solo loro, un plurale maiestatis completamente folle dettato da deliri di onnipotenza e che francamente...
continua a lasciarmi perplessa ma sorridente. Adoro Deadpool e se fosse stato per me avrebbe vinto lui, ma poi una delle sue tante versioni mi ha detto che per loro l'importante è partecipare. Non so se credergli o meno, spero di essere ancora viva più tardi. Hey, oh, it's you. What were you doing over there? Just a little surprise for our player. What? Numero 5, Batman Arkham Asylum. Dalla Marvel passiamo alla DC Comics per uno dei più bei titoli degli ultimi anni. Cioè, pieno zeppo di tutto quello che ci piace a Gotham City, compreso l'intero catalogo di supervillain pazzi che le prendono dall'uomo pipistrello. Che poi è grazie allo spaventapasseri se il trip allucinogeno di Batman si ritorce pure contro di noi. In una di queste sequenze weird ricominciamo il gioco nei panni del Joker, che a quanto pare uccide Batman in una folle inversione di ruoli, dove una falsa schermata di Game Over condisce il tutto in uno scenario da... Ok, va bene, ho esagerato con il whisky, vado a dormire adesso. I've waited a long time for this, Bats. Let's start the party with a bang. Numero 4, Doki Doki Literature Club. Cosa ho pensato quando mi hanno detto «No, zia, ci devi assolutamente giocare?» Il mondo sta impazzendo. A me ste visual novel non è che proprio facciano impazzire. Però mi sono fidata e sono sprofondata in un incubo horror dai tratti psicologici che non mi aspettavo per niente. Una delle protagoniste, Monica, arriva addirittura a capire di essere un personaggio di fantasia e arriva a corrompere il codice del gioco per eliminare le sue amiche e garantirsi tutte le attenzioni del giocatore. E potevano mancare i diavolo di jumpscare? Ovviamente no. Questi giapponesi sanno sempre come trattare il pubblico, anche quello birbantello. Provate a registrare delle sessioni di gioco e poi ditemi, un'esperienza indimenticabile. Numero 3, la saga di Metal Gear. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. Ok, questo è solo uno dei tantissimi momenti in cui davvero ho dovuto mettere in pausa, guardarmi allo specchio e dirmi «Ok, va tutto bene, va tutto bene». Per non parlare di Psycho Mantis nel più famoso capitolo del franchise, quando per non fargli prevedere le mosse in anticipo dovevi cambiare ingresso SCART per il controller. E vogliamo parlare del contatto di Meryl? Non c'era la sua frequenza sulla custodia del CD? E che significa? Uno pensa a qualche oggetto di gioco non trovato e invece bastava girare la custodia del videogame. E questo era stato creato per fregare quelli con il disco tarocco tarocchissimo. Hold it, Snake. Time to change the disc. I know, it's a pain. But you need to swap disc 1 for disc 2. E alla numero 2, Undertale. Questo gioco è geniale, cioè forse anche troppo, io non ci ho capito niente, ogni tipo di trick e conoscenza di gameplay è andato a farsi benedire. A parte che moltissimi dei pazzissimi personaggi di questo titolo sanno palesemente di essere pixelati, il confine tra gioco e realtà si fa ancora più rarefatto quando, magari dopo aver perso, pensate tranquillamente di ricaricare il salvataggio e riprovare. In bocca al lupo. Le conseguenze di quel gesto potrebbero essere disastrose, non solo per la run che state compiendo, ma anche per tutte le run a seguire. Avete intenzione di completare Undertale in questo modo? Ecco, io vi consiglio di undertaleare verso Animal Crossing. Ma prima che anche Animal Crossing diventi per voi un incubo in stile Dark Souls, ma con la mobilità del personaggio del primo Tomb Raider, beh... Vi invito caldamente a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime patch di WatchMojo. E alla numero 1, Eternal Darkness Sanity's Requiem. E se si parla di qualcosa di Lovecraftiana memoria, è lì che la realtà se ne va proprio a fanculo. Questa piccola perla per GameCube ce la metteva tutta per confonderti le idee, cioè come se già aver paura di girare qualsiasi angolo non fosse abbastanza. Man mano che si procedeva nel gioco e il livello di follia del personaggio cresceva, il gioco, come dire, ti prendeva proprio per il culo. Simulava crash del sistema, fingeva di cancellarti oggetti dall'inventario, modificava il level design, insomma, cioè la prossima volta ditemelo che così non tocco niente e mi guardo solo il gameplay sul tubo evitandomi 8 mesi di psicoterapia. Beh, a parte tutto, guardatevi qualche gameplay, ne vale la pena. Allora, dunque, cosa ne pensate della nostra lista? Cosa manca? A cosa avete giocato? Mi raccomando, condividete questo video e contattate Meryl per avere sempre informazioni sulla missione. Non c'era il suo link nella descrizione di questa top 10?